Per prenderci quello che è nostro dobbiamo sudarcelo sul campo. Niente alibi, benzina nelle gambe e sudore sulla maglia. Diario della Resurrezione, capitolo 12. Irpini d'Italia e del mondo, buon pomeriggio a tutti dallo stadio Quinto Ricci di Aprilia. Per la 12ª giornata del campionato di Serie D, Girone G, sono pronte a incrociare i tacchetti Aprilia Racing Club ed Avellino. Fischio d'inizio di Galipò, si comincia a giocare. Occhio perché c'è spazio a destra per l'Aprilia. Il movimento di Russo che arma il sinistro, poi si ferma, non riesce a passare, viene fermato molto bene. Matute, Tribuzzi. Occhio perché arriva alle sue spalle a Campora che gli può dare superiorità. Decide di andare da Ciotola, Ciotola la tiene vicina. Poi serve ottimo, molto bene Francesco Buono che è solissimo a destra. Buono va in mezzo, poteva calciare, preferisce il rasoterra. L'Avellino guadagna calcio d'angolo. Prima buona occasione per i Lupi al 13° minuto di gioco. Patti può crossare da posizione più ravvicinata, la mette tra le braccia di Lago Marsini. 2 contro 2. La lancia subito a cercare Ciotola mettendolo un po' in difficoltà. La mette giù benissimo Nicola Ciotola. Va in mezzo al campo a cercare soccorso, però non è salito nessuno, soltanto Matute vicino, che imbuca verso De Vena. De Vena riesce ad incunearsi e anche a prenderla col sinistro. Gli lasciamo una ventina di metri, troppi. Vasco con il sinistro cerca di andare dentro, era una buona idea per l'inserimento da parte di Russo. Olivera la raccoglie, cerca il tiro, spacca l'incrocio, il tap-in e la rete della Aprilia. Daniele Corbia al 23°. Qui la gran palla di Tribuzzi che porta 3 uomini su di sé, la mette nello spazio a Nicola Ciotola che meglio di così probabilmente non poteva calciare. 120 secondi e poi spogliatoi. Patrignani, attenzione, si suicida l'Avellino, attenzione a Daniele Corbia tra le linee. C'è spazio, pardon, Corbia sulla destra, visto e servito. Corbia la mette in mezzo, 2-0 Aprilia. Tutto troppo facile. La penna per il 2-0. Pallone perso a centrocampo. Corvia a supporto. Vede e serve di prima la corrente e la penna. Tribuzzi la mette in mezzo cercando Matute. La palla arriva sul secondo palo. Tutto regolare. E la rete dell'Avellino che l'accorcia. L'ha riaperta Ciotola. Ciotola. E dal via ad altri 41 minuti in cui l'Avellino avrà la possibilità di andarla a riprendere. Mikhailovski va a voto, un calcio di rigore, non ci credo, non ci credo. È durata 60 secondi. Serve che il Lago Marsini metta le ali per tenere a galla questa partita. Vai Ettore. Corvia contro Lago Marsini. Lago Marsini la tiene, la inchioda sul prato. L'Avellino è ancora in partita. Lago Marsini è il pallone della disperazione. L'ha già battuta nella maniera peggiore possibile l'Avellino. Va a fare anche il terzino praticamente Lago Marsini. Tribuzzi accanto a sé la possibilità per il cross. Sul secondo palo c'è De Vena. Si salva Saglietti e probabilmente finisce qui.